portato un pallone nelle periferie del mondo. Della celebre frase di Papa Francesco, il CSI ne ha fatto tesoro. Dal 2011 ad oggi, il Centro Sportivo Italiano ha raggiunto con tantissimi giovani volontari molti paesi del terzo e del quarto mondo per portare attraverso lo sport quelli che sono i valori della vita. Alla riunione del Comitato d'Onore di CSI per il Mondo, ospitata nella sala giunta del CONI, i tanti giovani testimoniano che è il sorriso dei bambini e della gente bisognosa che dà la forza di andare avanti e di partire per queste missioni di pace. Nella sala erano presenti anche personaggi celebri, quali l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, in qualità di promotore di Intercampus, e tanti altri. L'associazione, negli ultimi 5 anni, ha dato una mano a paesi disagiati come Kenya, Haiti, Camerun, Albania, Congo e Brasile. I giovani delle società sportive di base, che hanno aderito volontariamente alla chiamata, mettono a disposizione il loro tempo per condividere un'esperienza umana unica nel suo genere e portare una testimonianza forte dei valori sportivi del nostro paese. Il volontariato sportivo internazionale CSI per il mondo, un progetto nato nel 2011 con la prima missione ad Haiti. Da allora 150 volontari del CSI sono andati in giro per il mondo nelle periferie più disagiate dei paesi in via di sviluppo. Oggi abbiamo realizzato un altro sogno che per noi è fondamentale, la costituzione di un comitato che seguirà questa esperienza. Ne fanno parte grandi eccellenze dello sport e della società del nostro paese, davvero un grande gioco di squadra per avere fiducia e per credere nei giovani. Noi siamo profondamente convinti che i giovani rappresentino la speranza dell'umanità e che lo sport, se affidato nelle loro mani, diventi uno strumento straordinario in termini educativi. CSI per il mondo non intende fermarsi e sicuramente queste missioni sono la miglior risposta all'appello di pace e solidarietà in termini di sport fatto proprio da Papa Francesco.